Buonasera, ben trovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura la cronaca giudiziaria. Era accusato di tentato omicidio per aver accoltellato un amico lo scorso settembre a Sansepolcro. Adesso ha patteggiato la pena. Il servizio. 3 anni ed 8 mesi di reclusione. Questa la pena patteggiata dal trentenne armeno che lo scorso settembre accoltellò a Sansepolcro l'amico che festeggiava il compleanno. Per lui l'accusa era quella di tentato omicidio. I fatti risalgono alla notte tra il 24 e il 25 settembre. Quella sera la vittima, un 38enne di origini rumene, stava festeggiando il compleanno. Ad accendere gli animi sarebbero state, dopo qualche bicchiere di troppo, delle attenzioni non gradite alla fidanzata del 38enne. Sarebbe così scoppiata una breve rissa, ma poi il trentenne avrebbe tirato il festeggiato nell'androne di casa, poco lontano, sferrandogli 2 fendenti all'addome e al torace, molto vicino al cuore, con un coltello da cucina. Immediata la corsa in elisoccorso all'ospedale Le Scotte di Siena. Il 38enne nella notte fu sottoposto ad un complesso intervento che gli salvò la vita. Nell'arco di poche ore i carabinieri di Sansepolcro riuscirono ad individuare ed arrestare il trentenne. L'arma fu invece ritrovata sopra ad un tetto dove il giovane, nel tentativo di sbarazzarsene, l'aveva lanciata. Adesso il legale del trentenne ha proposto il patteggiamento della pena, richiesta condivisa con la pubblica accusa ed accolta dal GUP Giulia Soldini. Il giovane sconterà la pena nel carcere aretino di San Benedetto. Ancora cronaca, dicembre 2022, armati di macete avevano fatto irruzione all'interno di un autogrill lungo la E45 a Pieve Santo Stefano e si erano fatti consegnare le chiavi di cassa e la cassaforte. Il colpo non andò però a segno per l'arrivo delle forze dell'ordine, così i ladri scapparono. La banda fu fermata dai carabinieri di Città di Castello e quelli di Sansepolcro. In pochi giorni 4 giovani residenti in Val Tiberina furono fermati. Oggi è stata fatta un'esecuzione di una misura cautelare nei confronti di 1 dei 3. Si tratta di un 22enne di origine magrebine. Il giovane lo scorso novembre è stato condannato con sentenza definitiva dal GIP presso il Tribunale di Perugia per 2 episodi di rapina aggravata in concorso ed una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione e 5 di interdizione dai pubblici uffici. Il ragazzo aveva già scontato gli arresti domiciliari circa 7 mesi, per cui dovrà espiare ancora 3 anni e 1 mese di reclusione. Incidente stradale nel primo pomeriggio ad Arezzo in A1. I mezzi del 118 della ASL Toscana Sud-Est sono intervenuti alle 14.45 per un tamponamento tra 2 auto al chilometro 364 all'altezza di Badialpino in direzione nord. Nell'impatto tra le vetture è rimasta ferita una donna di 68 anni. Soccorsa è stata portata in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Ancora una protesta questa mattina degli studenti dell'Istituto Professionale Marconi in Valdarno, chiuso dopo il crollo di un controsoffitto in un'aula avvenuto lo scorso 5 settembre. Il servizio. All'inizio è stato un po' barcollante perché abbiamo fatto appunto 3 ore all'ISIS, ogni giorno abbiamo perso parecchie ore di laboratorio, soprattutto i ragazzi di terza, cioè del triennio, che devono fare gli FP. E quindi si sta cercando di recuperare anche queste ore. Non sono ancora rientrati in classe, siamo al 10 di gennaio, gli oltre 500 studenti dell'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni Valdarno, dopo il crollo di un'aula prima dell'inizio dell'anno scolastico, gli studenti dei vari indirizzi professionali stanno facendo lezione fuori sede. Il primo crollo il 5 settembre 2023, cadde il controsoffitto in un'aula, ma la scuola era ancora chiusa per le vacanze estive. Il 3 novembre un secondo crollo, per fortuna nessuno rimase ferito. Delle classi erano rientrate al Marconi inizialmente e al loro rientro sono caduti dei pezzi di soffitto, quando invece la sicurezza doveva esserci, ecco. Da allora gli studenti, circa 600, sono stati sistemati in 3 sedi provvisorie tra Montevarchi e San Giovanni Valdarno, ma oltre ai problemi di spazio e riscaldamento c'è una problematica su tutte le ore di laboratorio. A noi di moda ci è andata bene perché alla fine noi laboratorio lo facciamo, però con meno macchine da cucire, perché prima ce n'erano 20, adesso ne abbiamo 6 o 7. E i ferri da stiro non sono quelli industriali, non abbiamo neanche la pressa. E anche nel triennio chi fa fisica non la può fare in laboratorio, anche neanche chimica.
e invece i ragazzi del San Lorenzo, appunto meccanici ed elettrici, sono quelli più messi male. Il Marconi, essendo ancora chiuso, i laboratori di meccanica non possono essere spostati. Poi attaccati a terra, il torneo non lo sposti. Dopo il mancato rientro a scuola lo scorso 8 gennaio, la polemica è salita ancora di più. L'ente competente è la provincia di Arezzo e proprio di fronte alla provincia i ragazzi a fine dicembre avevano protestato. La rabbia maggiore che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto è quella proprio di non avere la sede, o che a volte magari non ci siamo sentiti davvero ascoltati da chi doveva ascoltarci. Abbiamo effettuato i lavori di messa in sicurezza delle aule agili nella sede dell'Istituto Marconi di San Giovanni Valdarno e abbiamo terminato i lavori il 7 dicembre 2023, dichiara il presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, consegnando tutta la documentazione alla scuola. Questa sera avremo una riunione con scuola, alunni e genitori, a cui daremo tutte le informazioni tecniche del nostro intervento per la trasparenza e la correttezza dovuta. Intanto, dal sito del comprensivo ISIS Valdarno è stato pubblicato lo scorso 8 gennaio un bando per cercare un nuovo RSPP, responsabile del servizio prevenzione e protezione, figura essenziale in materia di sicurezza a cui ogni datore di lavoro, in questo caso anche un dirigente scolastico, deve fare riferimento prima di qualsiasi decisione. Rimaniamo in tema scuola perché da oggi e dopo 5 anni torna completamente a disposizione della comunità la scuola di infanzia primaria e secondaria di primo grado Ugo Nofri di Castiglion Fibocchi. Questa mattina è il taglio del nastro per sancire la fine dei lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico anche del primo piano del plesso scolastico, a cui la Regione ha contribuito con 2 interventi di finanziamento per complessivi 526.600. euro. Alla cerimonia di riapertura erano presenti tra gli altri l'assessora all'istruzione della Regione Toscana Alessandra Nardini e il sindaco di Castiglion Fibocchi Marco Ermini. L'edificio è rimasto chiuso per inagibilità dal 2018 ed era tornato fruibile con l'avvio dell'anno scolastico in corso grazie ad una serie di lavori di riqualificazione che hanno consentito il consolidamento del piano terra, il rifacimento della palestra e degli spogliatoi e l'efficientamento energetico del plesso, ora dotato anche di un nuovo impianto termico e del primo impianto fotovoltaico attivo nel comune. E prende posizione anche il comune di Bibbiene in merito alla vicenda dei 2 frati domenicani, i padri Giovanni e Giuseppe di Santa Maria del Sasso, che secondo il loro ordine dovranno trasferirsi in una struttura per anziani a Fiesole il 15 gennaio prossimo. Siamo assolutamente d'accordo con tutti quei cittadini che hanno sottoscritto la petizione per scongiurare questo trasferimento, afferma il sindaco Filippo Vagnoli. Come amministratori siamo inoltre vicini e solidari con i cari padri Giovanni e Giuseppe. Riteniamo che sia giusto ascoltare e accogliere le loro volontà, soprattutto alla luce delle tantissime cose che hanno fatto per il nostro territorio e per i nostri cittadini e per quello che ancora rappresentano per tutti noi, per la comunità di Bibbiena e per l'intero Casentino. Adesso torniamo ad Arezzo, rotatoria di Via Fiorentina. La Giunta ha disposto un nuovo finanziamento per il cantiere che verrà a costare circa 8 milioni di euro. L'opera più cara di questa amministrazione, tuona la minoranza. Il servizio. In Via Fiorentina la rotatoria più cara della storia, la giunta di Alessandro Ghinelli alla ricerca di record negativi, stanziati altri 730.000 euro per l'infrastruttura che arriverà a costare quasi 8 milioni di euro. È quanto affermano i consiglieri comunali in una nota Marco Donati e Valentina Sileno di Scelgo Arezzo sulla delibera di giunta che stanzia ulteriori risorse per il completamento della sospirata rotatoria. A rispondere è il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, facendo una sorta di mea culpa. Su Via Fiorentina invece le opposizioni, insomma, di nuovo oggi intervengono, lo abbiamo già fatto ovviamente nella conferenza stampa post Capodanno, sarà l'opera, dicono loro, più costosa di questa amministrazione. Ma è un'opera costosa perché è un'opera complicata, molto più di quello che non si era pensato fin dall'inizio, perché era stato completamente sottovalutato il tema dei sottoservizi. Risolto quello e siamo alle ultime battute dello spostamento dei sottoservizi, inizieranno le opere stradali, ma c'è da ricordare che non è una rotatoria,
è una rotatoria con un sottopasso, quindi è un'opera costosa di suo. Non è stato previsto questo importo fin dall'inizio perché non si era capito, i progettisti non avevano compiutamente compreso quali opere c'erano da spostare. Rimane il fatto che tempi certi su quando l'opera vedrà la luce ad oggi non ci sono. La luce la vedrà sicuramente, circa i tempi, ora fatemi riverificare con l'impresa quale sarà il nuovo cronoprogramma che deve essere prodotto. E sulla questione interviene anche un residente, Giuseppe Marconi, che da tempo aveva avvisato delle problematiche con cui poi il cantiere si è scontrato. È un'opera costosa perché è un'opera complicata. Molto più di quello che non si era pensato fin dall'inizio, perché era stato completamente sottovalutato il tema dei sottoservizi. È proprio a queste parole che vuol rispondere un cittadino che conosce bene quella zona, la zona di Via Fiorentina, e che già tempo fa aveva sollevato la problematica con cui poi il cantiere della rotatoria si è scontrato, i sottoservizi. Quando fu presentato il progetto mi permisi di dire al sindaco che secondo me lì con quel sottopasso lei non passa, perché ci sono dei sottoservizi che non le permettono di raggiungere le quote che dovrebbero essere raggiunti per poter fare l'opera. Infatti ho visto che un piccolo commercialista come me, che logicamente non è esperto della materia, ma se non da singolo cittadino, e conoscendo i posti, visto che ormai ci sono nato, ci sono vissuto, e ho vissuto anche nel tempo tutti gli interventi che sono stati fatti sulla strada, ha avuto più occhio di tutti i mega tecnici che hanno fatto cercato di realizzare quest'opera in modo tale che era assolutamente impossibile. La Giunta intanto recentemente ha aumentato il finanziamento per il cantiere, mettendo sul piatto altri 730.000 euro che servono per lo spostamento dei sottoservizi, portando così il costo totale quasi ad 8 milioni di euro. Con questi 8 milioni potrebbero essere fatte tante cose, e io rimango sempre della mia idea che per me è un'opera inutile. Perché? Perché così com'è fa da filtro l'altra rotatoria, sia quella della multisala sia quella dell'ospedale, in modo tale che nel periodo in cui il semaforo da rosso al raccordo si permette di svuotare l'altra rotatoria. Così domani non succederà, perché col sottopasso, giustamente non c'è l'altra alternativa se si faceva quest'opera di fare il sottopasso, in questo modo qui avremo problemi, come già avvengono nelle ore serali. I lavori comunque procedono con il completamento dello spostamento della fognatura, poi con la ditta appaltatrice verranno stabilite le tempistiche per i successivi step. Ci saranno altri problemi, perché sicuramente la strada dovrà essere richiusa per finire questi lavori, e quindi ci sarà un'altra volta la rivolta in Via Fiorentina. Spero che vengano fatti degli accorgimenti in modo tale che non venga accesa completamente, e che vengano messe anche delle indicazioni utili e necessarie. L'altra volta lo feci presente, però non fecero assolutamente niente, rimase così com'era. Ed è stato confermato per acclamazione il presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Massimo Guasconi, espressione di Siena, si conferma al vertice dell'ente interprovinciale. Il primo consiglio del nuovo corso si è tenuto questa mattina nella sede della Camera di Commercio di Arezzo. Tra i neoconsiglieri c'erano alcune defezioni per motivi personali. Erano presenti in 22 su 25, anche se ci sono stati poi collegamenti da remoto. Tuttavia la votazione per il presidente è stata possibile soltanto per i 22 in presenza. La scelta per il vicepresidente, si fa il nome di Francesco Butali, come del resto della giunta camerale, è invece in programma nel corso del prossimo consiglio, che si dovrebbe tenere nel pomeriggio del 29 di gennaio. Stare letteralmente all'altezza di Piero è già sold out. La prima settimana di visite al cantiere degli affreschi della leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca. Si tratta di visite straordinarie al cantiere di restauro degli affreschi custoditi all'interno della Basilica di San Francesco, ad aver conquistato e stuzzicato la curiosità di centinaia di visitatori che già da tempo hanno prenotato l'accesso esclusivo alla Cappella Bacci. Dal 27 di gennaio fino al 12 marzo si articolerà il programma di visite straordinarie al cantiere di manutenzione del ciclo dei dipinti murali della leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca. Da oggi l'opera verrà sottoposta a lavori di manutenzione e revisione conservativa a cura della Direzione Regionale dei Musei della Toscana.
Per l'occasione è stato deciso di allestire un ponteggio che offrirà ai piccoli gruppi di visitatori ammirare il ciclo di dipinti murali a poche centinaia di, a pochi centimetri scusate, di distanza. E adesso parliamo di salute perché dopo i fasti di Natale e delle feste sono i parametri nelle analisi del sangue da tenere sotto controllo. Sentiamo i consigli del dottor Pierluigi Rossi. Innanzitutto il cibo è piacere e il piacere può portare alla salute, quindi se noi riusciamo a bilanciare ciò che mangiamo con le analisi che abbiamo da fare, noi possiamo vivere in tranquillità. Iniziare il nuovo anno dopo i fasti delle feste in salute. Due, così le analisi per verificare il personale stato di salute a caccia di eccessi suggerite dal dottor Pierluigi Rossi, medico specialista in scienze dell'alimentazione. Due esami in particolare. Non c'è bisogno di andare a fare esami. Colesterolo innanzitutto, ma soprattutto la proteina C reattiva. Quando la proteina C reattiva è alta vuol dire che siamo in uno stato infiammatorio e la senescenza, o meglio l'invecchiamento, è quando abbiamo la proteina C reattiva alta. Quindi iniziare l'anno con una proteina C reattiva bassa vuol dire vivere a lungo e poi cercare un'altra molecola, l'omocisteina, che è molto più aggressiva del colesterolo e dei trigliceridi. Quindi due analisi semplici per la salute tutto l'anno. Va fatta però una richiesta specifica al medico curante? Va fatta una richiesta dal medico curante, oppure anche una persona può andare in un istituto privato e farsi queste tre analisi. Poche analisi ma mirate. Serafino ed Emanuela, sposi all'hospice di Arezzo, sono convolati a nozze questa mattina alle 11 all'interno di una stanza della struttura di Agazzi che ospita i malati terminali, soprattutto oncologici. L'amore supera tutte le barriere, anche quelle mediche. Serafino è affetto da una patologia, è stato avanzato ed è impossibilitato a lasciare la sua stanza di degenza, ma assieme ad Emanuela sono riusciti a realizzare il loro desiderio più grande, ovvero quello di sposare. Lo hanno fatto nei locali dell'hospice grazie alla collaborazione tra enti, l'ASL Toscana Sud-Est, il Comune di Arezzo, il Comune di Monte San Savino e il Tribunale di Arezzo. Ognuno ha fatto la propria parte affinché la cerimonia si potesse svolgere senza intoppi. Importante anche il contributo della Misericordia di Arezzo. Una grande emozione oggi aver celebrato il matrimonio di un amico, Serafino, con Emanuela, con cui ho condiviso tante esperienze. Lo ha detto il consigliere comunale Simon Pietro Palazzo, che ha celebrato appunto le nozze. Adesso andiamo in Val di Chiana, nell'anno in cui ricorre il 450° anno dalla morte di Giorgio Vasari, la commissione drappo dell'ente palio di Castiglion Fiorentino ha deciso che il bozzetto del drappo dovrà contenere riferimenti dell'artista aretino in quanto pittore, architetto e scrittore. I candidati potranno presentare un solo bozzetto entro il prossimo 5 marzo. E adesso passiamo alla pagina sportiva in attesa della prossima sfida casalinga contro il Pescara. Oggi conferenza stampa allo stadio di Arezzo sul calcio mercato. Sentiamo il direttore generale dell'Arezzo Paolo Giovannini e il direttore sportivo Nello Cutolo. Abbiamo proposto un rinnovo a Pattarello non solo fino al 2026 ma addirittura fino al 2027. Il contratto che è stato proposto da Nello, e di cui mi sento insieme a Nello, ma poi dopo parlerà anche Nello, di ringraziare la società perché è un contratto da top player per la categoria. Ci abbiamo delle incognite, luci e diffide, cioè abbiamo qualche problema da risolvere, quindi forse questo attaccante prima arriva meglio è, ma soprattutto per l'inserimento del gruppo e non per una necessità vera e propria imminente. È chiaro che forse rappresenterebbe anche qualcosa per il futuro. Quindi, mentre Pinsauti rappresenterebbe forse qualcosa per l'immediato, perché si parla di un prestito secco dall'Ecco, per forse ci sarebbe un discorso diverso. Però parliamo poco di Corsinelli, dicendo soltanto che ho già avuto un contatto con il direttore e che mi ha dato apertura per il suo trasferimento. Il ragazzo viene volentierissimo perché si avvicina a casa, perché è stato sia con me che con Indiani, anche se con me c'è stato da giovanissimo, quando usciva dalla primavera del Genoa, un ragazzo del 95 che ha vinto un campionato con il Bari in Serie C, che ha più di 250-300 presenze in Serie C e che rappresenta sicuramente una certezza. È stato depositato il rinnovo del contratto di Trombini per un'altra stagione, è giusto anche premiare chi ci ha portato, chi ci ha aiutato a ritornare ai professionisti e gratificarlo
con un rinnovo di contratto, visto che il ragazzo, oltre che a far bene da un punto di vista tecnico, credo che possa far parte veramente della nostra famiglia per altre doti morali, non solo tecniche. E poi l'altro, al quale provvederemo nei prossimi giorni, siamo a dettagli e non lo posso dire con assoluta certezza, come ho detto, di Trombini, per cui il contratto è già depositato. Martedì o mercoledì ci sarà un incontro forse decisivo, ma direi, mi sento di dire nella stessa maniera di Mattarello, o quasi sicuramente per Niccolò Cucci, che rinnoverà un altro anno di contratto. A noi non interessa in questo momento Catanese acquistarlo, come invece il Presidente ci ha autorizzato per tirare fuori soldi a Pierforte. Per Catanese non mi sento di dirlo al Presidente, perché vorrebbe dire tirar fuori soldi per acquistare un giocatore e fare un contratto in più in una zona del campo dove non ci serve. Quindi preferisco perdere Catanese e Catanese vada da un'altra parte, ma Forte in questo momento è una priorità, perché è un attaccante che ci interessa. E passiamo al calcio femminile. Parlando di Arezzo Calcio Femminile, parliamo con le giocatrici Lippo e Diaz, che commentano la vittoria a Pavia della scorsa domenica. Le ragazze Amaranto hanno sconfitto le padrone di casa per 5-2, anche grazie ad una tripletta di Diaz. Sentiamo. Per fortuna la squadra ha capito che io vado bene di testa e ci abbiamo provato a fare tutti i cross dove io potevo entrare con velocità, perché era tutto già un schema che avevamo lavorato durante tutta la settimana, e è uscito bene. Secondo me siamo una squadra dove possiamo fare tante cose, forse dall'inizio non è stato così semplice perché eravamo tante nuove, il mister anche era nuovo, però piano piano, quando ci abbiamo andato conoscendo un po' tutte, abbiamo creato una bella squadra dove, secondo me, al ritorno della stagione sarà molto meglio. Sono molto contenta della vittoria corale di squadra. Abbiamo fatto una bella prestazione e ci siamo preparate in settimana e le settimane rientrate dalle feste per fare una prestazione importante. Si è riuscita a portarla a casa e sono contenta di come sia andata sia a livello collettivo, individuale, e di aver contribuito ad aiutare la squadra a portare a casa la vittoria. Io ho sempre creduto nel potenziale di questa squadra e adesso i risultati stanno arrivando e sono frutto del lavoro che abbiamo fatto da inizio anno e ci siamo messi a disposizione da subito, e anche se i risultati all'inizio, diciamo, ci hanno messo un po' ad arrivare, stiamo raccogliendo i frutti di tutto il lavoro che ci è stato fatto fin da subito, e sono sempre stata convinta che questa squadra meritava e merita sicuramente di più. Un mister anche dal punto di vista umano è disponibile al dialogo, al confronto, e anche all'interno dello spogliatoio con i nuovi arrivi, i nuovi innesti, ci stiamo trovando bene, tante ragazze anche che vengono da fuori, internazionali, e con grande spirito e mentalità, tradizioni diverse, siamo un bel gruppo, sono contenta. Hai trovato un grande presidente anche, eh? Sì, assolutamente, il presidente è sempre molto presente e si vede spesso sia alle partite, in trasferta, agli allenamenti, e fa sentire la sua presenza, e noi siamo riconoscenti e lo ringraziamo per questo. E come ogni giorno vi raccontiamo l'avventura all'Africa Eco Race per il team Aretino Rossi 4x4, conclusa la settima tappa. Vediamo. Abbiamo appena concluso la tappa numero 7, Chami, 462 km di speciale, veramente infernali, infiniti e infernali. Oggi veramente abbiamo sofferto l'impossibile, perché siamo partiti con un carico completo di benzina e avevamo quasi 500 litri, e le prime dune fin da subito ci hanno fatto capire che la giornata sarebbe stata lunga e impegnativa. Siamo riusciti a superare tutte le difficoltà nonostante il peso, che si sentiva tanto, e abbiamo affrontato tutta la prima parte del percorso, che era impegnativa, dura e non dava tregua nella guida e nella navigazione. E Jacopo si è impegnato davvero dall'inizio alla fine, ma non ha avuto tregua, perché era veramente tosta, e come se non bastasse la temperatura era veramente insostenibile. Siamo arrivati al secondo cordone di dune e io non riuscivo a tenere i piedi per terra dal calore che mi veniva sotto dalla macchina.
abbiamo affrontato delle dune con una sabbia, non so come descriverla, era veramente soffice, la macchina affondava, per avanzare ci voleva tutta la potenza e anche di più, abbiamo usato tutti gli strumenti che avevamo, però siamo arrivati qua, ancora c'hai la vegetazione addosso e è stata veramente dura, io credo che di più non potevamo dare. Stefano è stato formidabile nella guida perché gli occhi bisognava averli sempre sulla strada, perché veramente il fondo era cosparso di erba chamò coperta dalla sabbia, quindi non la vedevi, prendevi botte senza vedere neanche da dove venivano. E Stefano è stato bravissimo perché le ha evitate, diciamo, tutte, ha evitato l'attività del terreno, anche per questo che siamo riusciti ad arrivare in fondo. Quindi, e non era facile nemmeno trovare, mi dava le note, ma la difficoltà era che doveva anche aiutarmi a trovare dove era la pista, perché era veramente invisibile. È stata veramente impegnativa, ma credo che abbiamo interpretato anche oggi una tappa fatta veramente bene. Sì. E con questo è davvero tutto per la nostra informazione. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.